fronte a una banca, siamo dietro, abbiamo l'Unicredit. L'Unicredit, ci sono andato poco tempo fa all'Unicredit, nel senso, non l'Unicredit, sono andato da Profumo. Profumo è un uomo molto interessante, un uomo molto in gamba, è uno dei primi come gestioni di banche. L'Unicredit sotto la sua direzione ha perso solo 13 miliardi, che è già un record, e lui come premio ha preso 40 milioni di euro perché ha fatto un deficit di 13 miliardi. Allora poi me lo sono trovato al Monte dei Paschi ed era lì allora col sorriso, perché hanno sempre questo sorriso, però poi ci vado su questo argomento dopo. Volevo innanzitutto salutarvi, siamo nella città dove avete votato Monti, brutti bastardi che non siete altri. No, nel senso, Oscar Giannino, Monti, siamo nel regno della Curia. Ora io vorrei farvi una... allora vorrei capire, è un posto dove c'è ancora la disoccupazione bassa, si sta ancora abbastanza bene, c'è la DC, e poi la Democrazia Cristiana sta avendo un altro impulso, ci sono solo tutti camuffati, però stanno rientrando per vie incredibili, abbiamo un Papa buono finalmente, francescano, noi siamo un movimento francescano, ve lo ricordate che siamo nati proprio il 4 di ottobre del 2009, il giorno di San Francesco, poi Bergoglio ci ha copiato, è venuto dopo, si è iscritto al blog, noi... No, non vi racconto storia. Quindi io ho un rapporto molto diciamo buono con la Chiesa, guarda che ruffiano che sono, ve li roba da mano. No, un rapporto buono, nel senso che noi abbiamo un grande cardinale, Bagnasco, è uno. No, un grande cardinale, gira con la scorta, gira con quattro persone di scorta, un cardinale. Allora un giorno mi sono permesso di fermarlo e ho detto: ma scusi, abbia pazienza, cardinale, ma lei gira con la scorta, lei dovrebbe essere votato al martirio. Sono io che dovrei girare con la scorta, non lei. E lui mi guarda, perché scusate, se perché lui mi ha guardato un po' e io ho detto: guardi che se Gesù invece dei 12 apostoli aveva 12 bodyguard, non sarebbe stato crocifisso, quindi cambiava tutta la storia e lei oggi sarebbe senza lavoro. Comunque, mi permetto di scherzare un po'. Voi avete due liste, va bene, ma noi io arrivo adesso da una conferenza stampa, per modo di dire, in modo, non so se vi arriverà qualcosa, c'erano tutte le televisioni, come ci sono qua, inquadreranno, presumo che abbiano già fatto il TG1 un'inquadratura della piazza oggi alle 3 del pomeriggio, che non c'era nessuno, e poi diranno, bene, ero lì a fare questa conferenza su questo paese, insomma l'Expo, voi sapete benissimo che è l'emblema del nostro paese, no? Dove dentro c'è tutto, il contrario di tutto, c'è destra e sinistra, quello che avevamo già visto noi, anche se cambiano gli uomini, il sistema rimane lo stesso. E allora lì si sono spartiti, come si sono spartiti in Italia, si sono spartiti i lavori, noi l'avevamo già detto, avevamo detto: guardate che le Coop Rosse sono di là, Mantovani sono di là, e c'è tutta gente che arriva da Mani Pulite, già condannati, prescritti, patteggiati, stanno mettendo tutto, adesso scoppia qualcosa, forse perché siamo andati noi, forse siamo entrati nei cantieri con due pullman, 40 parlamentari, hanno dovuto aprirci le porte, quello che era sull'autobus, che io dicevo: ma qui non c'è niente, voi vi state spartendo cemento, calcestruzzo, tangenti, voi siete in cocca con la destra, con la sinistra, lui diceva: come si permette a dire così, qui non succede nulla, ci sono io, l'hanno arrestato il giorno dopo, è meraviglioso, è meraviglioso. E allora arriva, ma è grottesco, per capire la realtà o ti appendi a piedi in su e testa in giù, se no non riesci a capire dal punto di vista psichiatrico. E oggi a Milano c'era l'Emettino di Firenze, questo personaggio strano che ha detto: io qua, no, non fate così, non fate un... è un buon ragazzo. L'Emettino ha detto: io mi gioco la faccia, ma l'Emettino si gioca la faccia, ma i milanesi si giocano il culo, è sempre così, e allora ecco che scoprono le tangenti, scoprono che si sono divisi tutto adesso, e allora arriva il super ispettore, arriva il super commissario da Roma, Cantoni,
facendo il gioco dei quattro cantoni. Allora uno va là, arriva lui, e allora tutti gli dicono: ma lei era già il commissario anticrimine, cioè l'anticrimine, no? Era già, e lui sì, era il super commissario anticrimine. E allora dice: lei che era super commissario anticrimine non sapeva che si spartivano le tangenti in questo cazzo di posto? E lui ha detto: mi è sfuggito, mi è sfuggito. E allora arriva e con commissario da Roma, Cantoni, che commissaria l'altro, quel commissario che c'era, quindi il commissario che commissaria un altro commissario. Ma come cazzo si fa a ragionare così? E allora, e questa è l'Italia che adesso vorrebbero continuare a spendere altri 5 miliardi sul decreto legge per la casa. Leventino ha già tirato fuori, ha già trovato 25 milioni per continuare l'Expo. 25 milioni, e dove li ha presi? Aumentando la benzina, aumentando il riscaldamento degli italiani. Ecco che il culo ce lo mettono tutti gli italiani, non solo i milanesi. E allora questo è un paese, cari signori, o ci mettiamo nell'ordine di idee di cambiarlo dalla sua radice, cambiarlo totalmente, anche se noi facciamo il sindaco qua, non cambia nulla, te lo dico io, perché è già successo, noi abbiamo 6 sindaci, 7, non mi ricordo più, ma se vai dentro rimani da solo, il sistema ti ammazza, non ti puoi muovere, ti fanno mafia da destra a sinistra, a noi non ci interessa forse che ti eleggono, poi ti eleggeranno quando ti saranno cresciuti un po' i capelli, però a parte questo, noi non ci interessa andare a governare le città, basta mettere 2 o 3 persone come noi dentro, hai capito? Come noi dentro, non vogliamo più prenderlo in quel posto. Lì. Noi mettiamo delle spie dentro, apriamo. Loro pensavano che noi non ce la facessimo. Noi eravamo i grillini, eravamo l'antipolitica, eravamo quella gente lì, incompetenti, che sarebbero passati in fretta. Populista! Sì, populista, demagoghi. Noi saremmo passati in fretta, non ci hanno minimamente cagato di striscio. E mi ricordo Gargamella che arrivava e diceva: non voleva governare con noi, voleva 12 senatori per avere la maggioranza e governare lui col centro-sinistra con i nostri senatori. Non ci hanno mai neanche dato il beneficio di dire: cazzo, è il primo movimento d'Italia. Niente, come se fossimo passati, come il cittadino, l'uomo qualunque, che poi è scomparso. Ci hanno paragonato a chiunque e non cagandoci minimamente di striscio. Ma noi siamo ancora qua, siamo ancora più forti. E adesso non potendo più dire i grillini che sono incompetenti, perché abbiamo 2 palle così e lo stiamo dimostrando, che cosa fanno? Adesso siamo aggressivi, siamo cattivi, siamo Hitler, io sono cattivo. Quel nano, lo psiconano che va per canili con questo cazzo di Dudu, che bisogna darlo alla vivisezione. Solo Dudu. Questi cagnetti, ce l'ha anche mia moglie, porca puttana. Questi cagnetti che avevano una funzione istintiva, il cagnetto. Questi cagnetti che entravano nelle miniere, nei cunicoli, si infilavano nei cunicoli a caccia di topi, aggressivi, piccoli, ma facevano un culo così ai topi. Adesso li vedi dentro una borsetta del Louis Vuitton così che spuntano, tutti profumati, Chanel numero 5 nel naso, appena escono e vedono una merda gli si sdraiano sopra perché ritornano alle origini. Questa gente che ha questi cani, ricordatelo, odiano i cani, amano il proprio ma odiano quello degli altri. Ricordatelo, signori, è Dudu contro Dudu. E Dudu è là all'ospizio, cazzo, ti regalo la dentiera, gli regalerà la sua di dentiera. Si vede che è morto, una volta raccontava balle e lo vedevi che ci credeva, 1 milione di posti di lavoro, lo diceva talmente convinto, il patto degli italiani, lo firmo, e tu gli dici: cazzo, ci credeva, adesso con la dentiera, con le cose, lo vedi proprio spento, e dice: e va a terrorizzare quelli della mia età, va a terrorizzare i settantenni, i 65enni che sono il suo pubblico. Che poverino, per l'amor di Dio, io capisco, abbiamo 22 milioni di anziani, 22 milioni di pensionati, tra nel 2015 avremo più 65enni. Cos'è? Ci hanno convinto che la politica sia come la diceva Vendola, no? È l'arte della complessità, sai Vendola, la palingenetica blotterazione dell'io cosciente che si infutura nell'antropoformismo universale. Ma vai a fare il culo, ma la politica deve essere la cosa più semplice, perché
mettono i soldi, signora, è come spostare il carico fiscale, incassi dei soldi e devi metterli da qualche parte. Allora tassiamo il petrolio, tassiamo chi fa dei prodotti degli anni 70, l'usa e getta, il monouso, che crea rifiuti, mettiamo insieme ingegneri, design, persone intelligenti, ne siamo pieni, e facciamo dei prodotti che non creano rifiuti, è perché quando crei un rifiuto hai sbagliato il design e l'indirizzo ingegneristico di quel prodotto. Passiamo, magari noi non abbiamo bisogno di crescita di frigoriferi, di macchine, di caldaie, noi abbiamo bisogno di movimento, di freddo, di caldo, non abbiamo bisogno di lampadine, abbiamo bisogno di luce. Allora deve cambiare, allora se io faccio caldaie, io che ne produco, non devo produrre più caldaie, vendere più caldaie e la crescita delle caldaie, me ne basta una fatta bene, te la do in affitto, tu mi paghi 22 gradi, se non ti do i 22 gradi non mi paghi più. E allora se si rompe, che è la mia, che so io in gestione di andare a fare andare in discarica il mio prodotto, allora io la faccio in un modo, con delle colle particolari che la smonto e riprendo i pezzi, e allora in discarica ci va un terzo della caldaia. È un altro modo di vedere l'impresa, è un altro modo, passare da qui. La rivoluzione digitale non è neanche passata. Io sono stato negli Stati Uniti, vi ricordate 4 anni fa che facevo vedere le stampanti 3G? Le stampanti 3D erano quelle che stampavo, mettevo un file e stampavo piccoli oggetti, pifferi, una roba, fischietti, portatelefoni. C'era una staffa dietro di plastica, scioglieva la plastica e il disegno lo prendevo da internet, Thinkverse, l'universo delle cose. C'erano tutti già gli oggetti fatti, in open source, senza diritti d'autore, prendevo il disegno dell'oggetto, in file, si arrivava nella stampante e faceva l'oggetto. 4 anni fa, $900 costava, era il prototipo, l'avevo solo io in Italia. Adesso le stampanti costano $50,000, sono negli Stati Uniti, nei comuni, il cittadino va lì, paga e si costruisce l'oggetto che vuole lui, e si costruisce dalla canoa alla dentiera, non aspetta quel malato di mente lì, si fa la sua dentiera, si fa la canoa. In Cina fanno le case, io a Lavio, ex Fiat, quella che lavora a Cameri insieme agli F-35, c'è una fabbrica dell'Avio che fanno le turbine per il Boeing. Se vai a vedere hanno 40 stampanti, vuol dire che mettono dentro polvere di alluminio e polvere di titanio, mettono il file dentro la stampante, esce fuori il blocco della turbina, consumando un terzo di materia, un terzo di energia e un terzo di manodopera. È questo il futuro che io voglio per i miei figli. La crescita non dà posti di lavoro, porca puttana, li toglie. Abbiamo la tecnologia, la robotica, noi non investiamo nulla in questo paese, investiamo in cemento e calcestruzzo, hanno solo questa cazzo di idea del futuro, che è un futuro già passato. Ogni due anni i dati digitalizzati triplicano. Negli ultimi 2 anni sono stati digitalizzati il 98% di tutti i dati che abbiamo. Figurate fra 5 anni, 6 anni. Figuratevi un attimo. Chi avrà accesso ai dati? Sono i dati l'oro del futuro, non è il petrolio, i soldi, i dati. I dati, chi analizzerà i dati avrà il mondo intero, lì. Non avrai più bisogno di fare un'analisi causa-effetto, hai i dati, l'effetto, lì. Puoi anticipare i tempi, c'è già. Minority report, vi ricordate che arrestavano gente che doveva ancora compiere il delitto, l'arrestavano prima, ci siamo già. Google è in grado di stabilire quando arriva, 15 giorni prima, quando arriva un'epidemia di influenza, dai dati, tira giù migliaia di dati, di fazzoletti, Kleenex, di come l'hai fatto Kleenex? Di Kleenex, di farmaci, ed è in grado di anticipare di 15-20 giorni un'epidemia. L'UPS, la più grande azienda di trasporti, incrociando i migliaia di dati che ha risparmiato quest'anno 30 milioni di miglia, 30 milioni di galloni e centinaia di migliaia di tonnellate di CO2. È questa la cosa, è questa. Un signore era all'aeroporto, era un matematico, aveva comprato un biglietto low cost 3 mesi prima per risparmiare, arriva lì e trova tutti quelli che partivano prima di lui, avevano comprato il biglietto dopo di lui e pagavano meno il biglietto. Allora io sono un coglione, si è incazzato e ha inventato un algoritmo.
algoritmo. Oggi c'è un algoritmo e al 90% lui ti dice il momento esatto in cui comprare il biglietto quando costa meno. Ha venduto l'algoritmo alla Michael per 140 milioni di dollari. È un miliardario con idea, con cervello, con la rete. Allora io vi dico, ci sono i progetti per i giovani che si chiama crowdfunding. Crowdfunding vuol dire non andare più in preda alle banche che ti strozzano a creare prestiti per lavorare. Il crowdfunding è meraviglioso per i giovani. Tu hai un progetto, hai un'idea, dici: signori, mi aiutate, entro 30 giorni ho bisogno di 30.000 euro. Se entro 30 giorni non arrivano i 30.000 euro, ve li do indietro. Ma sono piccole cifre che danno tutti, e in cambio c'è un gadget, non hai interessi, non c'è più il capitalismo di profitto e il capitalismo che rapina la gente. Basta questo capitalismo, è fallito. Signori, poi non sono pazzi, poi c'è la piccola impresa, la media impresa, stanno soffrendo. Noi abbiamo fatto un bellissimo, non vi sto a dire le cose, perché qua arriveranno tutti a parlare, arriveranno a dirvi che bisogna rilanciare la piccola media impresa. Vi diranno cose meravigliose, la detassazione, togliere l'IRA, prendono tutto il nostro programma, l'hanno fatto loro. Ma guardate bene, signori, guardate bene, noi adesso andiamo in Europa per una cosa molto precisa. Io vi dico di controllare su YouTube, luglio 2011, intervista Floris e Bersani, Gargamel, Floris Bersani, 2011, luglio, alla domanda di Floris al segretario del PD, voi firmerete il fiscal compact? Risposta di Bersani, andatela a vedere, è questa la gente a cui avete a che fare. Dice: mai nella vita consegneremo agli usurai la vita dei nostri cittadini. Due mesi e mezzo dopo, tutto il PD all'unanimità ha votato il fiscal compact. Poi vi dico cosa. Poi Tremonti per il PDL, alla domanda voterete il fiscal compact, lui ha detto: no, assolutamente non daremo in mano il destino dei nostri connazionali a questi strozzini finanziari. Due mesi e mezzo dopo, tutto il PDL compatto vota il fiscal compact, un contratto che ci obbligherà dal prossimo anno a tagliare 55 miliardi di euro ogni anno per 20 anni. Vuol dire svendersi tutti, hanno già cominciato a metterci i loro uomini, arrivano già i fondi americani, i fondi arabi. Il fondo arabo si è comprato la Piaggio a Genova, arriva il fondo americano Rocky, BlackRock, e si sta comprando le banche. Il Monte dei Paschi se l'è già comprato, si stanno comprando tutto, Finmeccanica, Telecom, si comprano l'Eni, l'Enel, le poste hanno 250 miliardi liquidi dei risparmi di milioni di italiani che hanno messo lì i loro risparmi, se li prenderà un fondo americano o inglese. E noi stiamo lì con questa gente che manda i loro esperti a fare una valutazione dei nostri beni artistici, sotto gli Uffizi stanno già catalogando la nostra argenteria migliore. Venderemo 200 università, tra cui le più prestigiose, in mano ai privati, asili nido statali non ce ne saranno più, si stanno comprando questo cazzo di paese, acqua, luce, gas, tutto, la tua vita, e sono le stesse multinazionali che hanno comprato in Sudafrica, in Sud America, in Grecia, e allora non aspettano che tu hai i soldi per pagare, prima paghi con una carta prepagata, poi ti erogano l'elettricità, e oggi in Grecia 8 condomini su 10 non hanno l'elettricità e vanno a legna, e si sono composte delle bande di elettricisti in bassa montagna che vanno a lacciare i contatori di nascosto. Diamo l'acqua, diamo la nostra vita in mano a della gente che è un fondo pensioni e una holding a 3.000 km di qua. Possiamo agire così, possiamo lasciare a questi mediocri parassiti che hanno rovinato questa Italia meravigliosa la gestione della nostra vita? Mai, perché i nostri padri ci sono fatti un culo così. Il welfare sono riforme di 100 anni di lotte e ce li facciamo portare via da questi quattro coglioni, che non succederà mai in questo paese finché ci siamo noi e finché ci sarò io. Andremo lì, non andiamo a trattare sul trattato, non andiamo, andiamo lì col fiscal compact, diciamo questo è finito.
Poi il debito. Noi abbiamo il 30% del nostro debito di 2.100 miliardi in mano alle banche tedesche e francesi. O ci spalmiamo il debito fra tutti come una comunità, e non un'unione di banche, ma una comunità di cittadini. Ci sono gli stati che stanno male, benissimo, quelli che stanno meglio aiutano quelli che stanno male, quindi il nostro debito lo spalmiamo con i famosi euro bond. Se non accettano, passiamo alla terza fase, al terzo, il 3% di Maastricht lo togliamo perché l'hanno messo così arbitrariamente, ma andiamo a vedere come vengono i nostri investimenti, dove vanno a finire gli investimenti dell'Unione Europea in Italia. È incredibile, noi siamo il terzo finanziatore dell'Unione Europea, terzo, diamo 15 miliardi all'anno, ce ne danno 9, dovete finanziare i progetti italiani, vogliamo sapere quali progetti, le persone, vogliamo la trasparenza, nomi, cognomi, soldi, che tipo di cazzo di attività state finanziando, non c'è niente, vai a vedere, c'è presi 1 milione di euro dalla società Pinco Palla e il progetto si chiama Cinzia, Cinzia 1 milione di euro, quella puttana di Cinzia che deve prendere 1 milione, non si sa cosa sia il progetto di Cinzia, non c'è un nome, non c'è un responsabile, non c'è niente, di nuovo per non farci capire, 500 milioni di persone non sanno cosa cazzo è l'Europa, non lo sappiamo, le commissioni, le controcommissioni, non sappiamo con 28 lingue, che cos'è? Che cos'è? Cosa significa sentirsi europeo? Io non lo so, io sono il più europeo del mondo. Allora noi andremo con i nostri 7 punti, se i nostri 7 punti, i finanziamenti devono andare alla nostra agricoltura, pesca e artigianato, la protezione del nostro Made in Italy, a costo di qualsiasi sacrificio, lo faremo. Bene, se tu vuoi in Sardegna prenderti, se tu vuoi le pecore rumene in Sardegna, hanno scoperto? I pastori in Sardegna hanno fatto un casino, vi ricordate quando l'hanno bastonato la polizia Civitavecchia che volevano andare a Roma? Perché scoprono che a Porto Torre arriva una nave immensa, sentono belare e dicono non su l'usugasu quella non su peculusu, perché belavano in rumeno, cioè... Quindi le pecore arrivano dalla Romania in Sardegna, fanno il pecorino sardo e poi il pecorino riparte per la Romania. Ma che cazzo? C'è le pecore sarde che dicono, ma che cazzo su? Che cazzo sta succedendo? Noi abbiamo i nostri pescherecci fermi, in crisi, a Mazara del Vallo, la più grande flotta del mare, e sono in crisi perché l'Unione Europea impone una rete a maglia larga, devono pensare i gamberetti, e il gamberetto a maglia larga non lo prendi, il tonno non possono pescarlo, arrivano le portaerei giapponesi e prendono tutto il tonno del mondo, e quelli lì devono morire di fame. Le arance siciliane, quelle rosse bellissime, buttate via per importare le arance tunisine. Beh, facciamo una bella cosa, nessuno deve proibire il libero mercato, se vuoi l'arancia tunisina te la prendi e io ti ci metto l'IVA al 25%, poi invece quella siciliana l'IVA è al 2%, vediamo un po' chi vince, noi abbiamo una cosa che non ha nessuno, che è il Made in Italy, che non ce l'ha nessuno, ce lo invidiano tutti, io voglio proteggerlo, chi fa veramente le cose in Italia sarà avvantaggiato con tutte le leggi del mondo, chi fa finta va fuori dai coglioni, noi abbiamo già fatto una legge nostra, che le aziende che delocalizzano, se negli ultimi 6 anni hanno preso finanziamenti pubblici, ridanno indietro i finanziamenti pubblici, poi vanno a fare il culo come vogliono, l'abbiamo già fatto. Abbiamo fatto la legge sulla prima casa, bellissima, la legge per abolire Equitalia, l'impignorabilità della prima casa, non la vogliono fare loro, destra e sinistra, poi vengono qua e mi dicono che la vogliono fare, l'abbiamo proposta 1000 volte in Parlamento, niente, abbiamo fatto la comparazione bellissima, comparazione fiscale, se tu hai un credito dallo Stato e ti arriva un debito dall'Equitalia, stracci il debito e vai a comparare il credito col debito, buon senso, è una nostra legge, poi ditemi che non abbiamo fatto niente, me ne elenco 40.000, solo che i mezzi di comunicazione non dicono niente, logica. Bene, noi siamo il secondo produttore di olio del mondo e il primo importatore di olio del mondo, ma come cazzo si fa? Ma lo capisci, abbiamo 32.000 piccoli che fanno l'olio più buono del mondo, stiamo vendendo in Cina, i cinesi hanno scoperto il nostro olio d'oliva, diventano matti, non lo bevono neanche, se lo spalmano così. Ora, bene, e noi dobbiamo importare
primi importatori di olio del mondo, quando siamo i secondi esportatori e produttori dalla Spagna. Tagliamo con dell'olio di merda spagnolo il nostro olio per venderlo made in Italy a 5 euro al litro. Queste cose devono sparire. Noi tuteleremo veramente le eccellenze che abbiamo. Abbiamo delle eccellenze meravigliose. Poi, non vi sto a raccontare il piano, no, voi dovete essere un po' curiosi però. Il nostro piano, il nostro programma è uno. Li mandiamo a casa tutti. Prima li mandiamo a casa tutti. Va bene? Cominciano a aver paura. Prima si fa così. E allora, se non accetteranno in Europa le nostre condizioni e i nostri patti, faremo un referendum sull'euro. L'abbiamo già messo in conto. Dopo le elezioni lo faremo, in qualsiasi modo, se non è costituzionale, non ce ne frega niente. Chiederemo milioni di firme, se non accetteranno quello, allora il popolo italiano deciderà se uscire dall'euro o no. Perché ci sono 10 nazioni che sono in Europa senza essere nell'euro e non soffrono di default. Noi abbiamo un debito e il debito, la nostra crisi deriva perché abbiamo un debito che è in mano, per metà era in mano alle banche straniere. Fosse stato il nostro, avessimo avuto una banca italiana, la Banca d'Italia, che poteva stampare un po' di moneta, noi non c'eravamo in queste condizioni. Ma state scherzando? Il Giappone ha il secondo debito mondiale, il Giappone ha 20 mila miliardi di dollari di debito, 10 volte il nostro, va bene? Bene, i suoi tassi però, dato che il debito è in mano alla banca di Stato giapponese, i suoi tassi, la banca, dato che è dei giapponesi, se l'economia va giù, vanno giù i tassi, c'è un po' di crisi, mi dai lo 0,3, c'è un po' di miglioramento, mi dai lo 0,5, il tasso dei BPP, dei BTP, sti cazzo di giapponesi, ma il tasso sui BTP giapponesi è uno dei più bassi del mondo, 0,6, però loro cosa fanno? Ogni anno stampano yen nella quantità di 3.500 miliardi di dollari che investono nell'economia locale, su infrastrutture, tecnologia, innovazione, piccole imprese, infrastrutture per i giapponesi. E c'è oggi in Giappone il più basso tasso di disoccupazione del mondo, sotto il 2%, non esiste al mondo, quindi sono tutti occupati e hanno un debito enorme. Quindi non è il debito che ci porta fuori, è il debito tenuto dalle banche straniere, dalla JP Morgan, che portano qua i loro ministri dell'economia, da questi cazzo di banchieri. Basta l'Europa delle banche, basta l'Europa delle finanze. Andremo lì e diremo: una banca, ne vogliamo una di Stato? No! Le banche, se fanno finanza, ma le banche devono tornare a fare le banche, prendere il risparmio dei cittadini e rimetterlo in circolo dell'economia reale. Non fare finanza, se fai finanza fai un'altra cosa e io ti tasso al 25% ogni operazione che fai di speculazione con questi cazzo di hedge fund, con questi cazzo di derivati che mettono nei bilanci per truccare i bilanci, va bene? Senti, noi abbiamo le banche che creano soldi dal nulla. Se 4 correntisti contemporaneamente vanno nella stessa banca a chiedere i loro conti correnti o chiedere dei soldi indietro, non ce l'hanno. Non c'è niente di una banca, non c'è niente di qua, è un algoritmo. Stando lì, dentro quei bilanci lì ci sono migliaia di appartamenti che ormai valgono il 30% in meno, dentro lì ci sono i derivati che sono scommessi, nei loro bilanci finti che io vado a vedere ci sono i pronti contro terzi a 20 anni, quindi delle prese per il culo. Lì dentro hanno migliaia di case che mettono all'asta, non li compra nessuno, va bene? Non ci fanno manutenzione perché non hanno i soldi. E poi abbiamo un milione di persone, un milione di famiglie che non può comprarsi, accedere alla casa perché non ha la possibilità di avere un mutuo. Allora possiamo fare una cosa, si chiama social house. Lo Stato garantisce la casa a queste persone, vuol dire che andiamo dalla banca e diciamo: per far marcire queste cazzo di case, togli il 30% di valore, le diamo alle persone. Poi le persone, lo Stato garantisce, se si ammalano o perdono il lavoro, lo Stato gli garantisce una dilazione del mutuo, magari da 10, 15, 20 anni. E fai entrare le persone nelle case, non le fai marcire sia le persone che le case.
Bene, mi sembra di avervi detto un sacco di cose. Mi sembra, allora noi il 25 c'è il voto più politico, potete non andare, è lo stesso, potete non andare. Guardate che le ultime votazioni su 350 milioni di diritto al voto europei, 220 milioni non sono andati a votare. Però noi abbiamo un primato mondiale, 2 milioni di italiani, la popolazione della Svezia e della Finlandia messa insieme, 2 milioni di italiani sono andati a votare scheda bianca. Sono andati a votare scheda bianca, se intercettiamo quelli lì è fatta. Non è che non ci vanno, non sapevano chi votare, non c'era il movimento. Adesso c'è, è il voto più politico della nostra vita il 25, perché non scegliamo un partito o un altro, scegliamo o no!